Allora, 2 anni potrebbero sembrare pochi, ma sono stati 2 anni intensi, quindi 2 anni in cui ho girato in lungo e largo la regione, ho cercato di raggiungere anche i territori più lontani per conoscere un po' tutte le diverse realtà di questa regione, quindi il bilancio è sicuramente un bilancio positivo, un bilancio di una scuola intanto imponente, perché i numeri della scuola siciliana sono numeri importanti in termini di rete scolastica, di istituzioni scolastiche, docenti, studenti, quindi diciamo un impatto sulla vita delle persone è significativo. Ma soprattutto dal punto di vista dei contenuti, è una scuola estremamente ricca, vivace. Ragazzi con talenti in tutti i campi, quindi in tutte le discipline, comprese attività, quelle dette extracurricolari, quindi sport, cinema, teatro. Quindi devo dire, ho scoperto una scuola, tanti ragazzi con talenti, ma questo grazie al lavoro degli insegnanti che sanno valorizzare tutti gli aspetti, diciamo, della vita, della formazione dei ragazzi, anche se ovviamente, diciamo, dovendo farsi carico a volte anche di problemi strutturali importanti che magari affliggono un pochettino di più questa regione rispetto ad altre, però nonostante tutto il bilancio non può che essere positivo. Ecco, guardiamo all'oggi perché un nuovo anno scolastico è iniziato, diminuiscono gli alunni in Sicilia nell'anno scolastico 2024-25, sono 9.577 in meno rispetto allo scorso anno scolastico, meno 1,4% e soprattutto 58.500 in meno rispetto agli ultimi 5 anni ed è un meno 8%, un fenomeno che è nazionale, sappiamo, non solo siciliano. Ma che non ha impatto sulle scuole perché il numero di docenti rimane invariato. Un effetto positivo è che non c'è sicuramente sovraffollamento nelle aule. Lei ha dichiarato che la rete scolastica è stata razionalizzata e che le scuole saranno dimensionate ma non chiuse. È corretto? Sì, è corretto anche la preoccupazione rispetto al dato generale dello spopolamento, che è un dato causato a un tasso di denatalità che affligge tutto il paese, quindi non è sicuramente solo un fenomeno siciliano. Come dicevo prima, su una regione così vasta, chiaramente i numeri sono significativi, quindi quasi 10.000 ragazzi in meno sono tanti. La notizia buona è che nonostante ciò, il Ministero dell'Istruzione, il Ministro Valditara, ha fatto una scelta ben precisa, è quella di mantenere il contingente immutato in termini di numero di docenti, quindi sicuramente questo garantisce la possibilità appunto di avere classi non affollate e quindi di consentire ai nostri docenti di fare un lavoro più puntuale, magari seguendo più direttamente i nostri ragazzi. E poi, dopo tanti anni, si sta configurando una rete scolastica siciliana un po' più all'avanguardia. Erano decine di anni, adesso non so dire esattamente quanti, ma comunque in Sicilia c'era ancora una presenza massiccia di scuole, di circoli didattici, per darvi un esempio, insomma, realtà scolastiche che ormai nel resto dell'Italia non esistono praticamente più. In Sicilia ce n'erano ancora un centinaio, quindi insomma, questo vi dà l'idea che era necessario comunque operare un'attività di razionalizzazione della rete scolastica siciliana. Questo ha consentito, seppur diciamo con effetti magari che l'anno scorso sono stati dirompenti perché sono diminuite il numero delle autonomie scolastiche, ovvero l'istituzione centrale. Il numero di istituzioni centrali è diminuita, ma il supplesso è stato chiuso, quindi si è cercato di operare dei sistemi proprio di razionalizzazione unendo più plessi, ma non chiudendo assolutamente nessuna scuola. Ecco, nel suo messaggio di inizio anno ha parlato di vari temi come contrasto alla dispersione scolastica, prevenzione, lotta contro ogni forma di bullismo e cyberbullismo, a danno di chiaramente bambine, bambini, adolescenti, giovani. E poi il patto educativo scuola-famiglia, educazione, un corretto e intelligente utilizzo delle tecnologie digitali, in particolare dei social, educazione all'affettività e al rispetto contro ogni forma di discriminazione. Ecco, sono questi i temi attuali, i temi dell'anno scolastico 2024-25 su cui bisogna battersi? Sono temi sempre attuali, sono temi su cui già l'anno scorso l'Ufficio Scolastico Regionale ha lavorato molto. Tutta l'attività di formazione che abbiamo promosso sia per i dirigenti scolastici che per i docenti è stata proprio incentrata su questi temi. Abbiamo fatto degli esperimenti anche particolarmente innovativi, portando il cinema a scuola, rafforzando attività per l'educazione alla legalità, anche poi alla luce delle nuove linee guida sull'educazione civica, su cui so che siete voi tecnica della scuola, siete
particolarmente attivi, però abbiamo cercato di lavorare un po' a tutto tondo, quindi parlando di cinema, teatro, di sport, tutti strumenti per migliorare la vita degli studenti e prevenire, quindi, la dispersione scolastica. Il tema della lotta al bullismo è la lotta contro ogni forma di discriminazioni, la lotta, diciamo, contro la violenza, contro le donne, quindi tutti i temi su cui ci siamo concentrati particolarmente. Sulla lotta al bullismo poi è nato un progetto importante che si chiama Nessuno e 100 Giga, non so, ne avete parlato anche voi, e a breve, vi do questa anticipazione, ci sarà il lancio della campagna video con degli spot bellissimi che sono stati realizzati insieme all'assessorato all'istruzione e alla formazione della Regione Siciliana. Li presenteremo in conferenza stampa prossima settimana o comunque nei prossimi giorni, insieme ad una campagna social che realizzeremo insieme ad una serie di influencer, proprio perché vogliamo che ai ragazzi arrivi un messaggio forte e chiaro che il bullismo è una piaga che può causare danni enormi e che quindi va contrastata in ogni modo. Riattiveremo il numero verde del telefono azzurro, quindi insomma una serie di attività proprio volte a contrastare questo tipo di fenomeni. E sulla dispersione vi dico solo quest'ultima cosa: è la battaglia delle battaglie, inevitabilmente. Avete letto che noi abbiamo da poco rafforzato il nostro osservatorio, abbiamo aumentato il numero di osservatori d'area, ovvero quelle scuole, ossia quelle scuole che nei territori fungono proprio da antenne per la prevenzione della dispersione scolastica con azioni mirate, e la novità è che si rafforza la collaborazione interistituzionale, quindi sia regionalmente ma che negli ambiti, quindi in ogni ambito territoriale, quindi quelli collegati poi alle province, saranno attivi degli osservatori provinciali, quindi insieme alle prefetture, insieme alle magistrature, insieme quindi ai tribunali per i minorenni, alle procure per i minorenni, alle forze dell'ordine, poi per cercare di recuperare i ragazzi dispersi. Bene, io ringrazio il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro, grazie per la disponibilità e lascio a lei i saluti. Sì, grazie a voi per questo spazio che mi avete dedicato e anzi ne approfitto per salutare un po' tutti perché, come insomma tutti sanno, sono in procinto per assumere un nuovo incarico a Roma e quindi approfitto di questo mezzo per salutare tutta la comunità scolastica siciliana, tutto il personale scolastico, i dirigenti scolastici, il personale amministrativo e anche il personale degli uffici con cui ho lavorato a stretto contatto. E sono stati veramente fondamentali per questi 2 anni di lavoro. Quindi grazie a tutti e grazie ancora a voi.